Ciao, bentornato sul mio canale YouTube. Questo video è di risposta a Johnny. Ciao Johnny, ce l'ho fatta, ho mantenuto l'impegno. Settimana scorsa ho rilasciato un'intervista a Fiume, durata un'ora, in cui ho spiegato la mia idea imprenditoriale, come nasce il lavoro che meriti, come ti aiuta concretamente a trovare lavoro, a prepararti per il colloquio di selezione, eccetera, eccetera. Johnny, che è sempre una delle prime persone che commenta tutti i miei video, mi ha lasciato sotto il video un commento nel quale da quale poi stava nascendo un confronto a due voci tra me e Johnny sul lavorare online, i pro e i contro del lavorare online piuttosto che lavorare fisicamente in azienda. Bene, questa è la mia risposta, questo è il mio umilissimo punto di vista. Allora, anzi, in realtà voglio fornirti due punti di vista. Il primo punto di vista da parte di un'ex candidata che è stata abituata per tanti anni a lavorare in azienda e dall'oggi al domani si è trovata a lavorare in smart working e voglio raccontarti la mia esperienza. E un secondo punto di vista invece, come lavorare online nel caso tu fossi un libero professionista, quindi come instaurare quel rapporto di fiducia anche se il tuo cliente vive in Sicilia e tu eroghi i tuoi servizi in Lombardia, quindi come fai in qualche modo a creare empatia con un cliente a distanza? La risposta nel video di oggi. Il primo punto di vista è quello della Silvia candidata, o meglio della Silvia lavoratrice dipendente, che dall'oggi a domani si è ritrovata a lavorare in smart working. Allora, prima voglio parlarti degli svantaggi, dei miei personali svantaggi, delle difficoltà che io ho dovuto subire nel lavorare da casa. Innanzitutto, un punto di vista altamente legato agli spazi fisici, perché io non ho questa casa enorme, una casa in cui posso prendere uno spazio e adibirlo ad ufficio. Quindi semplicemente gestire le telefonate, perché io marzo 2020 ho cominciato a lavorare da casa e gestivo il centralino dell'ufficio prenotazioni e le telefonate mi entravano da computer. Quindi anche semplicemente lavorare in questa modalità da casa con il computer che mi squillava all'impazzata anche sabato e domenica, giorni in cui ad esempio la mia casa è affollata perché non vivo da sola, quindi anche semplicemente mio marito vuole sedersi sul divano e vedersi la partita dell'Inter, cosa impossibile da marzo a dicembre 2020 perché mi serviva il totale silenzio all'interno della casa. Quindi smart working io l'ho vissuto male da un punto di vista proprio di ambientazione perché non avevo uno spazio, ripeto, che potevo adibire ad ufficio. Secondo personale svantaggio che io ho trovato lavorando da casa è quello che di questo mi riconosco un po' un senso di colpa tutto mio. Psicologicamente non stacchi mai, quindi è come se tu lavorassi sempre a ciclo continuo. Spesso il datore di lavoro di questa cosa si è approfittata perché sapendo che comunque Silvia è a casa H24, se c'è un'urgenza, se c'è qualcosa che è sfuggito, Silvio può anche alle 10 di sera, ed è successo varie volte, accendere il computer e sistemare la situazione prima che il cliente l'indomani alle 9 di mattina si accorga del pasticcio che abbiamo combinato nell'ufficio Booking, cosa che se tu lavori in ufficio alle 10 di sera il datore di lavoro non si prende la briga di chiamarti telefonicamente e di farti scappare in ufficio. Quindi questa è un'altra cosa che io ho sofferto particolarmente nel dovermi spostare, nel dover portare il lavoro a casa. Il fatto che non stacchi veramente mai né con la testa né al lavoro, appunto. Il pro, se volessimo proprio bilanciare la cosa e dire, beh, Silvia, dai, tutto sommato ci deve essere stato qualcosa che ti è piaciuto nel lavorare a casa, ci deve essere qualcosa che tu dici, sì, guarda, tornassi indietro lo rifarei a livello di lavoratore dipendente, forse come pro ci vorrebbe essere la cosa che la mattina ti gestisci un po' di più il lavoro, magari lavorando da casa, sapendo che tu comunque nelle tue 8 ore di lavoro
e anche oltre le 8 ore di lavoro devi fare determinate cose, sai anche qual è il momento della giornata in cui non solo il tuo cervello, ma anche l'ambiente domestico magari è più silenzioso e quindi tu riesci a fare determinate attività in un momento della giornata che può essere la mattina piuttosto che a pomeriggio, mentre in ufficio questa cosa non c'è una vera e propria schedulazione in base all'ambiente, no? Che poi ti accoglie. Ecco, quindi se devo proprio sforzarmi e trovare qualcosa di positivo dello smart working è forse una piccolissima, piccolissima porzione di flessibilità nell'organizzare i tuoi vari impegni. Nettamente opposto invece il mio punto di vista dal punto di vista della libera professione. Io ho un ufficio, un co-working, quindi ho il mio ufficio a Saronno in provincia di Varese e alterno ufficio e casa. Ovviamente preferisco lavorare in ufficio, sarebbe per una questione mia psicologica, che poi quando torno a casa smetto, stacco completamente. Io ho sempre vissuto la casa come il nido, cioè per me la casa è lo spazio in cui il lavoro non deve entrare. Mi hanno sempre insegnato questa cosa fino a quando ero bambina. I miei genitori hanno sempre tenuto il lavoro lontano fuori dalla porta e quindi portarmi il lavoro a casa a me è una cosa che non mi piace particolarmente. Quindi quando posso scegliere, anche adesso che sono una consulente di carriera digitale, quando posso scegliere se andare o meno in ufficio, io preferisco sempre il mio co-working. Che cosa c'è di positivo nel lavorare online? Sicuramente una maggior flessibilità nel caso tu sia un libero professionista, perché veramente ti puoi impegnare la giornata e incastrare i vari impegni in base a quella che è la tua gestione dello stress e la tua gestione dell'ansia. Sicuramente la possibilità di arrivare ad una platea, ad un pubblico molto più esteso, perché se io dovessi avere un'agenzia su strada, ok, quindi passare all'elaborazione del lavoro fisico, quindi avere una mia vetrina, una mia agenzia su strada, il pubblico, le persone, la platea che potrebbero essere potenzialmente interessati ai servizi del lavoro che meriti sarebbe nettamente inferiore a quella che ho adesso. Quindi lavorare online, l'utilizzare anche delle piattaforme digitali che mi permettono di essere riconosciuta in altre regioni oltre la Lombardia, sicuramente mi porta una mole di lavoro maggiore rispetto a quello che potrebbe essere il lavoro fisico. Ovvio che lavorare online significa anche in qualche modo entrare in empatia con i clienti, quindi cercare comunque in qualche modo di avere quell'empatia, quella fiducia con il cliente che magari veramente è giù in Sicilia e non sa tu che cosa stai facendo, cosa tu stia facendo nel tuo ufficio. Tu dici sì, sto lavorando per te, però poi effettivamente fammi vedere con mano che cosa stai facendo. Io ho avviato a questa difficoltà perché sono una persona molto analitica, io lavoro tantissimo con i report, sono malata di Excel, io documento tutto quello che faccio, fin troppo documentato quello che faccio, quindi la prima cosa che faccio è lascio il mio numero di telefono al cliente, quindi ogni cliente mi sento tutti i giorni su WhatsApp, anche extra time, quindi al di là di quelli che sono i normali orari standard di lavoro e anche i giorni standard di lavoro. È tutto documentato, nel senso che il cliente sa in qualsiasi momento quello che io sto facendo, perché spesse volte quando faccio la ricerca del lavoro ho bisogno comunque dell'aiuto del cliente. È vero che la ricerca del lavoro la svolgo io per il candidato, però ad esempio se il candidato è già registrato su Indeed, io ho bisogno delle password per accedere. E nel momento in cui tu mi dai le password, la faccio molto spiccia la cosa, e mando delle candidature, vengono quelle candidature che io invio rimangono salvate su Indeed, quindi il candidato sa esattamente quante candidature sono state inviate attraverso quella specifica piattaforma di ricerca di lavoro. La stessa cosa anche per quanto riguarda LinkedIn. Io utilizzo principalmente Indeed e LinkedIn per la ricerca di lavoro e anche in quel caso, anzi lì in realtà lo faccio io manualmente, vado a salvare la candidatura inviata e poi al candidato arriva la notifica tramite mail di Indeed e rimane salvato sul suo profilo il giorno e l'orario in cui Silvia, in quel caso, ha mandato la candidatura all'azienda X per te. Quindi è un documentare candidato, non dico in real time, ma poco ci manca. Ovvio che per poter instaurare questo rapporto con il cliente, mi rendo conto, se proprio devo tirare una colonna pro e contro, né contro. Per essere più oggettiva possibile, ci metto il fatto che devi avere delle buone doti relazionali, che
Conta tanto nell'online avere una buona comunicazione, essere efficaci dal punto di vista della comunicazione, magari utilizzare le piattaforme digitali. Io conosco molti consulenti di carriera che lavorano molto, molto, molto meno di me. A volte mi chiedono anche delle consulenze marketing per migliorare il loro posizionamento sul mercato, perché hanno una mole di lavoro molto inferiore alla mia. È vero che loro non sono presenti, ad esempio, su YouTube, piuttosto che su LinkedIn, nella stessa quantità di contenuti che io produco regolarmente. Anche quello aiuta a instaurare un dialogo virtuale con il candidato. Anche con le aziende, nella ricerca del lavoro è fondamentale poi instaurare un dialogo anche con le aziende, avere una certa credibilità, avere una certa autorevolezza. Quindi, però, per lavorare a distanza come libero professionista, sicuramente la flessibilità, la possibilità di arrivare ad un pubblico più variegato possibile, per contro devi dimostrare le tue competenze, una cosa che io mi ostino a ripetere spesso e volentieri su quasi tutti i social. Il 2022 è l'anno del dimostrare. Questo non vale solo per il candidato, vale anche e soprattutto per il libero professionista. Se non sei in grado di mostrarti per quello che sei, nella tua genuinità, nella tua spontaneità, di mostrare quello che è il tuo lavoro, di far toccare con mano quello che tu fai tutti i giorni, non riesci ad arrivare. E quindi è veramente difficile poi che il cliente possa fidarsi di te, possa contattarti e darti una consulenza in mano e che si possa instaurare un rapporto di fiducia e di stima reciproca. Spero, Johnny, di essere stata abbastanza lucida nel dettagliarti i miei due punti di vista. Scrivimi nei commenti, a questo punto sono curiosa di finire il nostro confronto a due voci. Adesso possiamo confrontarci anche per iscritto. Anche voi altri, lasciate un commento, un like, se questo video vi è stato utile. Preferisci lavorare online o meglio lavorare in modalità smart working? Ditemi la vostra, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!